alla sede di Lint, che sta... Andiamo. Ho sonno, madò. Pancake on the road. Dove lo scaffale sarà caratterizzato sempre da questo... Top. Si può fottere, no? Non credo. Nuovo video che inizia col buio fuori. Il motivo è perché questo video in realtà inizierà domani, o comunque sarà concentrato sulla giornata di domani, perché domani andrò a fare la presentazione del mio business game, quel progetto di gruppo di cui vi parlavo nel video precedente, e andrò a farla con il mio gruppo, con la mia università, con tutti i miei amici alla sede di Lint, che sta che sta a Induno Olona, sopra Varese, lontanissimo. E infatti domani mattina partiremo alle 6:45 con il bus dalla Cattolica. Per questo motivo questo video inizia adesso, perché vi voglio far vedere cosa mi porto domani per colazione, che dovrò fare in bus, e anche per pranzo, perché hanno detto che ci daranno il pranzo, ma uno, le mie intolleranze non me lo permettono. Due, l'ultima volta che l'hanno detto eravamo andati da Ferrero, e quello che hanno mangiato i miei amici sono stati ovetti Kinder, Ferrero Rocher, Kinder Brioche, che non penso che gli sia andata poi così male, però a livello nutrizionale zero. Comunque, vi volevo far vedere cosa ho preparato. Allora, il pancake che ho davvero preparato è un pochino orrendo, però avevo già filmato la stessa ricetta che prevede la polvere di maca, che vi volevo far vedere, quindi adesso vi metto il video di quando l'ho preparata in modo un pochino più carino. Ho preparato questo pancake utilizzando la polvere di maca. Praticamente prendo un cucchiaio di polvere di maca e la metto sul fondo di un piatto e l'allungo con acqua. Poi la ricetta del pancake è sempre la stessa: aggiungo 50 g di mix di farine, farina di cocco, farina di teff, farina di grano saraceno. Poi aggiungo un cucchiaio di yogurt, io uso quello greco, lo skyr, e 130 ml di albumi. Mescolo il tutto con la frusta, aggiungo la frutta, che può essere davvero a piacere, ma in realtà secondo me è molto più buono col kiwi. Quando mi ricordo aggiungo anche i semi di chia, ma non me lo ricordo spesso. E basta, ho cucinato il pancake come al solito nel mio pentolino ed è adesso pronto per domani, che me lo mangerò in bus e ci metterò dentro dello yogurt, penso, se no non lo so. In realtà io vorrei il burro di mandorle. Ho una dipendenza da burro di mandorle, ragazzi, l'ho quasi finito, cioè. Invece come pranzo mi porto un mio piatto tipico che ho proposto e riproposto molto spesso su questo canale. Praticamente è un couscous di mais che io cucino seguendo le indicazioni sulla scatola, con rucola, avocado, ceci, pomodori, che sono la combinazione perfetta. Io ho deciso di aggiungere due scatolette di tonno, ma voi potete aggiungere del pollo, dei gamberetti, è delizioso in qualunque modo, in qualunque variante. Questo è ciò che ho preparato per domani. Io adesso passo e chiudo e ci vediamo domani mattina. A domani. Ore 6. Pranzo pronto, colazione pronta. Dal freezer tiro fuori il pesce di stasera. Prendo queste trance di verdesca e boh, non so se le farò tutte, dipende da quanto fame. Io sono pronta, bella e imbacuccata. Andiamo. Ho sonno. Madonna. Animo. Vero, stai iniziando a far pratica con i pancakes. È tipo il fette al latte questo. Sì, occhio come cicciottello. Colazione Silvia. Oh. Pancake on the road con salsina al cioccolato immancabile, perché se no non inizia bene la giornata. Poi formato da Cristiana, Silvia, Marcello, Francesca, che oggi non può essere qui con noi perché è malata, Sara, Giulia e Alessandra. Con l'intento di voler cavalcare senza l'artista di questi ultimi anni, che ha portato il mercato d'asta a crescere in modo significativo e coerentemente con noi assegnatoci, abbiamo deciso di lavorare proprio su Lint Excellence, una tavoletta fondente con un target adulto, con un potere d'acquisto medio alto, sì, e una disuguale sui
soddisfazione e piacevolezza. Il valore su cui abbiamo voluto far orientare la scelta di Vintex Lance è quello dell'eleganza. Parliamo di eleganza nella sua accezione più nobile, che vuole coinvolgere ogni azione e pensiero dell'individuo ed è in grado di conquistare il favore delle persone. È un'eleganza non intesa come lusso, non è indossare giacca e cravatta o il giro di perle, ma la intendiamo nel suo significato originario, che è quello di saper scegliere. Vi mostriamo in questo video brevemente cosa intendiamo. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci alle persone il più possibile, diventarne complici e farle riflettere su quale possa essere la loro personale storia e visione di eleganza. Abbiamo visto che eleganza può essere un ricordo di un'emozione, il ricordo di una persona che ci ricorda appunto l'eleganza, può essere la scelta di essere responsabile nei confronti dell'ambiente e del prossimo in generale. È il coraggio stesso di prendere decisioni e scelte importanti per la nostra vita. Crediamo che nessuno più di Lindt, pioniere di qualità e raffinatezza, possa essere il cioccolato dell'eleganza. Si tratta quindi di trasmettere questo nuovo valore e di includerlo nella comunicazione Lindt, sia a livello social che TV, per cercare di raggiungere il target obiettivo. Vediamo quindi ora come abbiamo tradotto in concreto questa nostra idea. Per quanto riguarda la strategia in store, abbiamo pensato di focalizzarci inizialmente sul periodo della cassa del cioccolato, quindi tra ottobre e novembre, periodo in cui Lindt si presenta con questo extra display fondato sul concetto di scelte di eleganza. Fatto che abbiamo pensato di inserire questa scritta "scegli di essere elegante". L'obiettivo primario di questo extra display è quello di distinguersi dagli altri brand per un'estetica che rimanda al concetto di appunto eleganza, raffinatezza e sofisticatezza. E vorremmo insomma che lo shopper, come se fosse di fronte a una vetrina della moda ideale, fosse attratto da questa esposizione, che è sì essenziale ma comunque molto originale, diciamo. Qua vediamo un semplice esempio di come potrebbe apparire questo extra display in un ipotetico punto vendita. Non solo, questo extra display ha un secondo fine, ovvero quello di far riflettere il consumatore anche in un secondo momento, anche a casa. Infatti verrà inserita questa brochure posizionata in prossimità dell'extra display, in cui appunto in questa brochure appunto potrà far entrare ancora di più il consumatore nel concetto di eleganza Lindt. E questa brochure abbiamo pensato al cui interno si potrebbero selezionare, diciamo, due brevi storie di eleganza, nonché inserire quello che è il significato che Lindt vuole attribuire a questo concetto e quindi trasmetterlo al consumatore. E questo extra display avrà la durata di circa 2 o 3 settimane. Poiché l'extra display sarà durante la festa del cioccolato, comunque insieme agli altri brand avrà uno scopo di distinguersi, abbiamo deciso che dopo questo periodo Lindt cercherà di combattere la propria sfida per la conquista dello shopper, e faremo questo installando dei totem in store attraverso un'attività di cross-selling. Quindi inseriremo questi totem nelle diverse categorie che noi abbiamo pensato si leghino bene al concetto di eleganza. Quindi nella categoria dell'ortofrutta, nella categoria del caffè infusi, nella categoria di birra e liquori.
E questo totem presenterà la call to action, scegli di essere elegante, scegli excellence e fair, ad esempio. Allora, noi inizieremo verso il 15 di ottobre con cercando di legare in store il concetto che abbiamo espresso nella fase di comunicazione. Quindi il concetto di eleganza sarà legato al prodotto in store, quindi lo shopper vedrà questo legame. Successivamente ci sarà questo totem che cercherà di concretizzare il concetto di eleganza, e queste due fasi hanno lo scopo di arrivare alla fase finale da dicembre in poi, che è quella scaffale, dove lo scaffale sarà caratterizzato sempre da questo call to action, scegli di essere elegante, e lo scopo di tutto il processo di comunicazione che abbiamo fatto è quello di far sì che lo shopper, nel momento in cui gli presentiamo gli abbinamenti, capisce che può utilizzare, può consumare excellence con determinati prodotti, e man mano che li prova, che li testa, entreranno piano piano nella sua lista della spesa. Ad esempio, quando scriverà infuso, scriverà anche mint, cioè excellence, la tavoletta. E inoltre la presenza del totem nei diversi punti dello store avrà lo scopo di ripetere allo shopper di lint, tanto che gli entrerà in testa, e nel momento in cui si troverà a scaffale, alla fine, sarà portato a scegliere lint, poiché gli è entrato in testa, gli è entrato nel cuore, gli è entrato, è diventata la sua top of mind, insomma. Allora, abbiamo creato inoltre una strategia digital, poiché il digital è molto importante oggigiorno, con cui facciamo condividere con l'hashtag Lind Storia d'Eleganza un momento con excellence o una storia d'eleganza dei nostri consumatori. Inoltre Lind creerà dei suoi contenuti di eleganza con dei clip, le digital appunto, dove esporrà le proprie iniziative di eleganza. Una delle iniziative è quella di Lind e Sprungly Farming Program. Le shopper verranno informate delle iniziative digital anche grazie alla brochure che è inserita nel extra display del punto vendita. Siamo arrivati alla fase conclusiva del nostro lavoro di gruppo, un lavoro di gruppo che si basa principalmente nella sintesi di due obiettivi. Possiamo vedere il primo obiettivo: abbiamo deciso di essere presenti strategicamente nel punto di vendita, attraverso quindi quella che era un corner differenziante e un cross category. E in questo caso quindi l'obiettivo era quello appunto di andare a conquistare la mente appunto dello shopper. In questo caso quindi proponendogli, diciamo, degli abbinamenti in modo tale che il cioccolato potesse rientrare di quella che era appunto la lista della spesa. Per quanto riguarda invece il secondo obiettivo, il fine era quello appunto di entrare in quello che era il cuore appunto del consumatore, e in questo caso quindi cercando di creare del valore, del legame, quindi coinvolgendolo e valorizzando quindi ogni storia personale, con il fine appunto di far sì che il consumatore all'interno di uno scaffale over choice potesse appunto vedere Lind come un punto di riferimento. Quindi si parla ancora una volta di top of mind. Quindi possiamo dire che in conclusione il nostro fine ultimo è stato appunto quello di creare delle connessioni intellettuali, concettuali, estetiche, e conquistare, diciamo, questo ultimo miglio attraverso una creazione di un valore fatto nuovo, per far sì che il consumatore si potesse quindi identificare. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille. Mi sentite anche senza microfono? Sì. Presentazione molto completa, quindi partiva da una parte di analisi strutturata molto bene, all'attivazione sui vari store format, quindi la parte di presentazione, di completezza della presentazione l'abbiamo molto apprezzata. Anche le due cose che ci hanno fatto propendere per questo gruppo sono stati la focalizzazione su un brand, una categoria di prodotto, che sicuramente ha aiutato anche nel flusso di tutta la presentazione del progetto, e per ultimo la fattibilità anche dal punto di vista economico, no? La sostenibilità del progetto stesso. Quindi
il gruppo vincente è il gruppo delle mini praline. La sapevo. Grazie. Ciao. Guarda, questo è quanto. Un sacchettino! Top. Si può fottere, no? Non credo. Vabbè, compro una roba. Si può. Vabbè, un indoor e 10 sacchi. Infatti l'ho preso. Eccoli i mini stick. Purtroppo non vi ho potuto portare dentro perché non mi hanno permesso di filmare, ma insomma la fabbrica meritava davvero, mi dispiace. Purtroppo non abbiamo vinto, ma il gruppo che ha vinto se lo meritava davvero. Sono contenta di questa esperienza, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video, ciao!